sei pezzo. Quello che andiamo a celebrare oggi, la restituzione al popolo napoletano, e con ogni probabilità nel prossimo futuro saremo anche a celebrare la restituzione al suo luogo di origine. Ma l'elemento distintivo, l'elemento caratterizzante questa indagine è stata la partecipazione popolare, ricostruzione che ci ha consentito di individuare tanto l'epoca in cui è stata trafugata la testa di Sfinge, quanto con assoluta certezza la sua provenienza dalla statua che tutt'oggi ammiriamo nella piazzetta Nilo. È stata ritrovata e riportata a Napoli la testa di Sfinge in marmo facente parte della statua del Nilo, nota anche come il Corpo di Napoli. Era scomparsa alla fine degli anni 50, è stata recuperata dai carabinieri e stamattina nella Cappella San Severo è stato illustrato il suo recupero, che ha permesso di restituire alla città un'importante testimonianza della sua storia, legata ad un'opera particolarmente significativa del centro storico, perché rappresenta il simbolo dell'accoglienza in città e del legame tra il popolo napoletano e le cosiddette colonie nilesi, gli alessandrini, egiziani che 2000 anni fa abitarono i decumani. Questo, per la verità, sintomatico anche della capacità dei napoletani di accoglienza. Una statua del Nilo scoperta e riconosciuta come tale diventa la statua rappresentativa di Napoli. Io credo che ecco perché ha un significato anche in questo momento profondo. Il patrimonio del centro storico napoletano non è solo un patrimonio monumentale, è un patrimonio anche di solidarietà, di capacità di tolleranza. Rimettiamo la testa a posto e faremo la stessa operazione, con un contributo e la partecipazione della gente. Alla prima iniziativa di restauro, 20 anni fa, parteciparono oltre 5.000 cittadini. Oggi il Comitato per il Restauro della Statua del Corpo di Napoli, con lo slogan «Mettiamo la testa a posto», si propone di ripetersi e di raccogliere fondi con le sottoscrizioni presenti nel centro storico per riproporre la migliore immagine dell'antica statua. È un ritrovamento carico di evocazioni simboliche, come dire, un modo per sollecitare anche una ripresa di fiducia, di orgoglio e di identità. Questo ha anche il senso di sollecitare una partecipazione corale all'operazione di finanziamento del restauro. È un modo di dire che a volte le città si possono riconoscere anche in mete collettive, in impegni comuni, quindi credo che il ritrovamento sia un'occasione per cui tutti ci risentiamo in questo momento con maggiore forza impegnati per Napoli.